schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un tutorial per poter creare targhe invisibili da mettere su un'auto. A cosa serve ragazzi? Serve a tutte quelle persone che hanno le targhe personalizzate bloccate. In caso ci fosse un glitch dove non è possibile, diciamo, pulire le targhe, questo ci tornerà molto utile. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di una base operativa. Il nostro amico deve avere la stessa nostra base operativa, deve avere un Avenger, non è necessario, mi sembra che lo abbiamo anche noi, però comunque sia, se ce l'abbiamo è meglio, però non mi sembra sia necessario. A questo punto diventiamo CEO e mandiamo un invito al nostro amico, ma andiamo a fare tutto passo per passo ragazzi. Quindi diventiamo CEO, facciamo assumi associati dopo che siamo diventati CEO, e dopo che abbiamo fatto assumi associati ci posizioniamo su ritirati, scusate ragazzi. A questo punto il nostro amico andrà ad aprire il telefono, andrà ad aprire l'invito, accetterà l'invito e correrà verso la porta della cabina della vendere. Immediatamente quando vedrà schermata nera ce lo dirà e noi usciremo dal CEO, ci ritireremo. A questo punto il nostro amico sarà nella nostra base operativa, ma continuerà a vedere la sua base operativa. Come vedete è qui nella mia base operativa, quindi ora potremo fare il glitch ragazzi, è semplicissimo. Questo primo passo, mi raccomando, non tardate molto a dimettervi da CEO, perché altrimenti il vostro amico si potrebbe trovare fuori dalla base operativa. Scusate, stavo dicendo installazione, ma vabbè, lo stavo a dire spagnolo ragazzi. Fuori dalla base operativa. E una volta fatto il tutto, salite sull'auto. Allora, alcune volte ve la lascia guidare, lascia il vostro amico guidare, ma altre volte no. Quindi io consiglio sempre di fare o un cambio sessione o di andare nel creatore. Però andiamo a vedere. Il nostro amico si posizionerà qui, dove adesso premerà triangolo, e non appena toccherà la portiera della nostra auto per salire in auto, noi premeremo triangolo e scenderemo, esattamente come state vedendo nel video. A questo punto, come potete constatare, come nel video precedente, non mi lascia diciamo, il mio amico non lo lascia guidare nella mia base operativa, quindi l'unica cosa che io devo fare è andare o in un'altra sessione o nel creatore ragazzi. Tanto il nostro amico rimarrà sempre buggato nella sessione e nella nostra base operativa soprattutto. Quindi lasceremo la sessione, andremo nel creatore. A questo punto il nostro amico ci inviterà nella sessione tramite un giochiamo insieme, e quando avrà fatto un giochiamo insieme rientreremo nella sessione ragazzi. Adesso andremo a vedere sempre passo per passo. Come vedete il nostro amico, anche nel video precedente l'ho fatto vedere, può guidare immediatamente l'auto dopo che noi siamo usciti dalla sessione. Quindi andrà a posizionare l'auto in questo punto, noi rientreremo in sessione e andremo a fare i passaggi successivi ragazzi. Nel glitch in precedenza, quello che abbiamo visto per duplicare le auto, dovevamo chiamare una LG RH8 da sacrificare e metterla fuori dalla base operativa e continuare a fare il glitch, mentre in questo glitch dobbiamo fare diversamente. Allora, innanzitutto preoccupiamoci prima dello spawn in auto o meno ragazzi, quindi ci dobbiamo preoccupare di vedere se riusciamo a spawnare in auto e se ci metta al posto di guida insomma. Quindi a questo punto, quando abbiamo fatto questo passaggio, l'unica cosa che dobbiamo fare è uscire fuori dalla base operativa e chiamare un'auto, quale può essere una, non so, un'auto che avete duplicato e che volete vendere,
un'auto qualunque, ragazzi, un'auto che volete vendere. Quindi adesso usciamo fuori dalla base operativa, chiamiamo l'auto che vogliamo vendere. Io in questo caso, ragazzi, vado a chiamare una Sultan, perché comunque ne ho tante, quindi andrò a vendere questa Sultan. E l'andiamo a chiamare, ragazzi. Una volta che ci arriva il veicolo che abbiamo chiamato, dobbiamo andarlo a vendere, scusate ragazzi. E nel glitch invece in precedenza, quello che vi ho portato prima sul canale, dovevamo chiamare una LG RH8 e poi rientrare nella base e uscire con il veicolo. Invece in questo caso noi dobbiamo vendere questo veicolo, in maniera che il gioco in pratica rilevi che c'era un veicolo in sessione che però è stato venduto, e automaticamente ci metterà una targa invisibile. Ma passiamo al glitch, ragazzi, passiamo a tutto il video. Quindi andiamo allo Santos Custom, vendiamo il veicolo. Io qui l'ho riparato ma non serviva. Vendiamo il veicolo e potremmo avere la nostra targa invisibile. Quindi io qui mi chiamo un elicottero per fare prima. Non serve che facciate questo passo, io lo sto facendo per chiamarmi un elicottero, insomma, per sbrigarmi a tornare alla base operativa. Però comunque sia, vedete voi se ve va di farlo, se ve va di tornare a piedi con la macchina, vedete voi. Quindi una volta tornati in base operativa, l'unica cosa che dovete fare è uscire dalla base operativa con l'auto che abbiamo in base operativa. Ma adesso passeremo a farlo mentre ve lo commento, insomma. Quindi entreremo nella base operativa e faremo il penultimo passaggio, il penultimo step, ragazzi, perché questo qui è il penultimo step, non è proprio lo step finale, diciamo, no? Mamma mia, quanto ci mette, se le potevano pure risparmiare queste animazioni della base operativa, raga. Quindi ci mettiamo qui e vediamo se abbiamo il respawn diretto in auto. Quindi una volta che abbiamo visto che abbiamo il respawn diretto in auto, siamo pronti per poter fare il glitch, ragazzi. Ci mettiamo qui, facciamo comparire la scritta esci dalla base operativa e premiamo X e triangolo insieme. Quando saremo fuori, ragazzi, avremo già la nostra targa invisibile, come state vedendo. Però dovremo fare un ultimo passaggio, ragazzi. Dovremo chiamare il nostro centro operativo e dovremo andare a salvare la nostra auto dentro al centro operativo. Quindi una volta chiamato il centro operativo, aspetteremo che ci arriverà e salveremo la nostra auto nel centro operativo e successivamente l'andremo a mettere in garage. Allora, ragazzi, vi spiego una cosa che non ho detto nel video precedente perché mi sono dimenticato. E quando entrate nel centro operativo, sia nel caso della duplicazione sia nel caso della targa invisibile, entrateci per due volte nel centro operativo, ragazzi. Io qui ci sono entrato una volta perché mi sono dimenticato, però poi ho perso l'auto con la targa invisibile. Quindi voi entrate la prima volta nel centro operativo, non è importante se è piano vuoto, io qui ce l'avevo pieno, ma non è importante. Entrate nel centro operativo, uscite e rientrate una seconda volta, ragazzi. Il glitch è semplicissimo. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. No mercy.